Ciao a tutti ragazzi, un nuovo video. Come ogni domenica, oggi sto uscendo questa miniserie di vale la pena acquistarlo, sì o no? E oggi abbiamo sulla nostra lente di ingrandimento, su questo nuovo format, il Patton Ciabatta, che sto utilizzando la luce anche per farmi un effetto visivo, quindi potremmo anche chiamarlo il primo pattino. Pensate anche per chi fa il video, perché avete sempre a disposizione una luce da poter utilizzare per fare i vostri selfie. Ma detto questo, mi raccomando, mettetevi comodi e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere video così vari, così particolari. Mi raccomando, questa non è una vera recensione sul canale, c'è già una recensione seria su questo pattino con dei video in cui lo testo e lo provo, quindi questo video è un po' ironico per stare insieme un paio di minuti di domenica. Benissimo, andiamo a parlare di ciò che è questo pattino. Grazie a Discord, vi lascio il link in descrizione, mi raccomando andate su quella piattaforma. Ho anche avuto l'informazione che questo pattino deriva dalla struttura di un pattino aggressive, in cui c'era una scarpetta interna da aggressive e l'esterno era apribile e smontabile. Onestamente io sono una pippa in aggressive ed è un mondo che conosco poco. Il po' aggressive che ho fatto, l'ho fatto 6 o 7 anni fa un paio di volte e lo fa con i patti a free skate degli SX, però un aggressive molto più free skate sugli skate park rispetto all'aggressive puro, quindi la mia esperienza su quel tipo di pattino è veramente pari a zero. Torniamo a parlare di pattino soprannominato ciabatta. Che dire? Beh, onestamente non ne capisco il senso, perché si parla di mobilità. A parte, guarda quanto è carina la luce, guarda, mi illumino, non mi illumino, mi illumino, non mi illumino. Però ecco, a parte l'utilizzo in mobilità del pattino, beh, di per sé aver questo pattino qui dietro in uno zaino, avere un pattino tradizionale, non ci vedo grande differenza. Uno dice, sì, ma le scarpe hai dentro il pattino, non te ne devi levare. Sì, è vero, ma di per sé apro uno zainetto quando vado a giro nei pattini, quindi posso mettere le scarpe dentro lo zainetto. Anche perché questo bambino qui lo devo, guardate quanto sono illuminato. Questo bambino qua, era illumino voi, guardate. Questo bambino qui lo comunque lo devo trasportare, quindi diciamo che non è veramente soscuce. Cioè, non capisco perché Paolo Italia ha fatto un pattino che costa così tanto con questo layout di poter metterci la scarpetta dentro, anche perché è scomodo, cioè ci metto più tempo a mettermi questo pattino che a mettermi un Micro MT Plus, un Rollerblade Twist, un Rollerblade RB, quindi non ha veramente senso. Oltre al fatto che, devo essere sincero, la sensibilità del pattino non è male, cioè penso di metal, di dire oh mio dio perdo la caviglia, non mi si muove tutto un troiaio. In realtà il pattino fascia veramente bene, però comunque c'è sempre un po' di gioco, ti senti meno instabile. Ho detto, non tutte le scarpe ci vanno bene, mi servono anche le scarpe, partire da una scarpa a sola bassa, piccolina e molto tenente al piede per prendere la forma del piede. Ora è vero che questo è un numero che è preciso per il mio, perché è un 42 massimo e io di scarpa vo su quasi esterno, quasi un 43 e mezzo se non un 44, quindi diciamo che ho dovuto resumare delle scarpe veramente vecchie per entrare sotto questo pattino, è molto particolare. Però ecco, secondo me non vale la pena comprare questo pattino qui, è proprio un... il prezzo, e siamo sopra i 200 euro, quindi già quello è una follia. Però ecco, non vedo neanche una comodità di utilizzo, perché uno ti dice, l'utilizzo il pattino come mezzo di lavoro, intanto sei un folle, cioè non ha veramente senso come cosa, perché o te fa un lavoro veramente straduro in cui arrivi e anche se studi un cammello non se ne accorgi, ma se uno fa un lavoro di ufficio, quindi dentro città per spostarsi, per quanto uno possa essere allenato o possa pattinare piano suda con una zainetta sulle spalle, c'è una chiazza di alone sulla schiena che non mi sembra il caso. Per andare a lavoro in ditto un fabbro dovrebbe utilizzare il pattino per fare distanza. Ricordo in Italia pattinare è illegale, ma sorvoliamo le leggi. È proprio scomodo, anche non c'è strada, è molto comodo pattinare. Cioè, già andarci a fare distanza la domenica per fare un po' di distanza, quindi 30-40 km, la vedo impegnativa e complicata. Bisogna studiarsi meno TG, itinerario, andarci a lavoro avete una scomodità. Cioè, un monopattino elettrico, se siete in quel range, durate meno fatica e costa comunque meno di un po' di pattini buoni, quindi andate su quella cosa lì e arrivate a lavoro belli, posso dare. In realtà ci sono anche i pattini elettrici, piccolo spoiler, ma lo vedete un video più avanti. Quindi ecco, questo video era un po' ironico per ricordarvi che ho comprato e ho speso 230 euro per i dupe, ma ve ne rendete conto? Di per sé poi il pattino è curato, anche la parte interna è molto curata, però non è questa recensione. Quindi c'è un punto in cui potrebbe valere la pena
Dovrei forzare a trovare un punto per dire questo pattino ha senso comprarlo. Onestamente, anche la prima recensione che ho detto non ha molto senso spendere soldi per il dupe. L'unico ambito in cui potrebbe avere senso, ora appena riesco a trovare un po' di tempo, ci monto un tè da SUV, è montare un tè da fuoristrada in cui uno riesce comunque sia a scendere con il pattino, si leva il pattino alle scarpe a portata di mano, non porta zainetti e stare su. Però basta mettere su uno zainetto e mettere le scarpe dietro. Anche lì vedete che magari nel leva metti costantemente, uno magari prende la mano a inserire velocemente il piede all'interno del pattino, magari lo lascia tutto aperto per risalire e rifà un'altra volta discesa. Però ecco, anche lì va capito, cioè effettivamente poi col treno SUV da 150 di ruote riesce il pattino a reggere questa escursione più conto? È non muoversi in un'escursione di ruote 80 o in 30, un conto è non muoversi, quindi non cedere la struttura con delle ruote da 150 che all'altezza del genere con la mano, quindi diciamo che comincia a essere molto più alta e molto più inclinata, oltre al fatto che hanno solo due ruote, quindi c'è ancora più stress agli agganci laterali. Però questo qui ora lo scrivo a breve, perché appena ho un attimo di tempo ci monterò il SUV e proveremo nel fuoristrada questo pattino. Dopo questo da qua io vi saluto, però alluminandiera in questo caso. Ah, eccoci qua. Come vedete, detto questo da qua, io vi saluto con la torcia che mi illumina. Come detto, però, per farsi selfie è buono, perché me lo metto qui e parlo con voi. Potrebbe valere la pena soltanto come luce esterna per fare selfie e fare video. Ragazzi, vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fammi sapere se questo video vale la pena sì o no acquistare. Vi piace in questo format un po' così, come viene, senza far troppi tagli, un po' cotto e mangiato. Cotto e mangiato? Si dice cotto e mangiato? Se parlo di cucina, ma è un argomento con il dupo, potremmo parlare anche di cucina. Ragazzi, mi sto muovendo il braccio. Ciao, mi raccomando, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella. Ciao!